parlando un pochettino con gli attori, si evince proprio la sua grande generosità come attore, ovviamente, ma anche come regista, come direttore artistico. Com'è cambiato il modo di recitare e di essere attori oggi nell'arena? No, bisogna essere molto svegli e molto liberi di testa, bisogna inventare strade nuove. Quando qualcuno ti vuole mettere addosso una scatola con un'etichetta, bisogna ribellarsi, ma a favore del pubblico, perché il pubblico è vero che si abitua a delle cose, però insomma, allora io avrei vissuto tutta la vita mia facendo annunciazione, che pure è una delle cose più belle che... Esatto, ma io sono sempre quello, ma le idee sono fondamentali, che siano assolutamente e sempre rivolte verso il futuro, verso nuove possibilità, verso nuove invenzioni, perché dobbiamo essere insomma parte, come dire, delle novità, dell'avvenire, e questo conta chiaramente per i giovani talenti, ma conta anche per chi, come dire, oramai fa parte di una tradizione, ma deve necessariamente continuare a produrre per il pubblico delle novità, delle situazioni nelle quali non ci si aspetti quello che magari la gente vorrebbe da te. Bisogna sempre sorprenderli, stupirli, meravigliarli ed essere parte di un cambiamento che parte sempre della nostra responsabilità principale. Qual è la cosa che all'Arena ovviamente gli è piaciuto di Fatti Unici e qual è la cosa che non gli è piaciuta? No, di cose che non mi sono piaciute non sono riferite al progetto, ma sono riferite spesso alle condizioni nelle quali, facendo una cosa così nuova per tutti, ovviamente l'organizzazione, la gestione delle risorse, entrare in un meccanismo qualche volta, come dire, ha portato qualche fatica in più che forse ci saremmo potuti risparmiare. Quello che mi è piaciuto moltissimo è la grandissima elasticità, disponibilità, generosità, passione con la quale i componenti del cast si sono buttati proprio veramente a capofitto pur di ottenere gli effetti che ci eravamo ripromessi a favore del pubblico. Per cui, come dire, le cose che non mi sono piaciute non fanno parte del progetto, ma sono gli effetti secondari, come la fatica, ma quelli non si devono manco raccontare, quelli fanno parte del gioco. E invece, come dire, il fatto che un bersaglio così ambizioso sia stato colpito con grande generosità da tutti è una grande soddisfazione. Allora noi diamo l'appuntamento martedì alle ore 23:15. Il giorno dopo ce ne sta subito un'altra, no, così magari se vi volete, se vi volete sfogare, poi invece riduciamo le dosi perché è meglio non essere, quindi una a settimana come una terapia di mantenimento, e poi se va bene vi facciamo una terapia per sempre, ci mettiamo là. Grazie. Buon divertimento. Grazie.